Io pensavo, vedendola da lontano, che fosse un personaggio. Poi non vedevo il Mille Miglia. Mi diceva che vende tessuti da? Di Produco tessuti per costumi da bagno. dov'è? Di Milano. Ma è di passaggio, ovviamente. Da Napoli. Torna? Sto tornando, sì. Ma per lavoro o per? Per lavoro, per lavoro. Come si chiama l'azienda, se posso? Come si chiama solo il nome lei? Astesi. No, solo il nome. Pier è... quindi è un imprenditore, ovviamente. Un piccolo imprenditore. Un ordine di grandezza del fatturato, me lo dice? 3 milioni di euro. Accidenti. Mi dice due robe sul suo settore. Chi è il numero uno in Italia del suo settore? La Carvico. Quanti siete? Quanti concorrenti ha, diciamo? Ah, quindi è un bel mercato. Un... tessuti per auto, ma vuol dire i tappeti? Tessuti per costumi da bagno. Mi scusi. Chi è il podio dei migliori? Come si completa dopo il nome che mi ha fatto? Carvico e Orogerazzi. Di dove sono? Provincia di Milano. E poi? E poi ce n'è una moltitudine che sono tutti più o meno allineati. Ma quindi con quest'auto partecipa alla Mille Miglia, Pier? Non con questa, con un'auto storica. Speravo, da lontano è una giacca elegante, lei è una persona elegante, speravo fosse un'uscita galante. Io vado all'autogrill a lavorare, ma poi mi fermo a scrivere, insomma, a titolare, una via di me. Invece non è da solo, quindi. Sì, da solo. Mi piace. Quanti anni ha, Pier? Accidenti, ma quindi lavora ancora? Certo. Come mai? Mi diverto. Sposato, fidanzato, amanti? Vedovo. Ah, pardon. Come si vive? Chiudo con... mi scusi da... ma avendo solo due mani. Come si vive da vedovo? Viro su questo, Pier. Io non ho davanti lei. No, certo. Tutti i suoi colleghi del mondo. Io quindi mi scusi anche l'invadenza. Quando è su... Ero un uomo innamorato, purtroppo mia moglie se n'è andata 2 anni fa. E malattia, sì? Tumore, cos'era? Tumore. A che cosa si può dire, no? Meglio di... polmone. Accidente. Fumatrice, no? Mai fumato una sigaretta. Di dov'era? Noi abitiamo ad Arona, sul Lago Maggiore. E quindi lei era un uomo felice, ricco, con un'attività? Ricco no, di sicuro. Beh, insomma, comunque diciamo felice. Felice, certo. Una persona che visivamente è affabile. Non è uno che frega la gente, a occhio. No, nel modo più assoluto. E ha figli? Un figlio di 35 anni. Ma con quella o con un'altra? No, con mia moglie, certo. Ha metabolizzato. Mi diceva mio papà, sì, buonanotte, il mio medico, io quando perdo una collaborazione pagata, questo lo faccio gratis, lavoro per una TV di Modena per il momento gratis. È come perdere un figlio per me. Il giornale, Libero, eccetera, eccetera. Il lutto vero della persona che si ama, da quanto eravate sposati e da quanto stavate insieme? Da 40 anni. Insieme da quanto? 40? Da 42 anni. Conosciuta da quanti anni? Conosciuta nel lontano 1972. Quindi 49 anni oggi sarebbero. Quanto serve per elaborare? Mai? Credo mai. Quante volte va senza Covid al cimitero? Ah, non le ha a casa lei, no? Ha scelto lei? Questo... quanto è stata malata? Un anno. Drammatico? Abbastanza negli ultimi mesi, direi. Pier, ma quella notte, quel momento del trapasso, era con lei? Sì, ero in clinica con lei. Come l'ha vissuto? Quanto è durato? Quando è che ha capito? Il giorno, quel giorno, avevate capito che era quel giorno? Purtroppo sì. Come l'ha vissuto? Come glielo faccio rivivere? Io sto male perché ho la gastrite, ma mi immedesimo anche solo la... come dire? Da un lato, avrei voluto che chiudesse gli occhi perché stava soffrendo. Mi viene in mente la vedova di Paolo Rossi, però Paolo Rossi poteva essere il papà della ragazza. Stavano insieme, avevano 2 figli... però è una roba diversa, non era l'amore di una vita. No, per me era... l'unico amore. Sì, certo.
Lavorava in azienda anche o no? No, no, no. Cosa faceva? L'archeologa. Ah, affascinante. Fosse qua le chiederei mezz'ora su, perché sa, giornalista è facile, imprenditori ce ne sono, archeologa, archeologi non sono dietro l'angolo. Lei ha fatto l'archeologa per 20 anni della sua vita. Ma dove? Girava per tutta Italia, soprattutto nel periodo etrusco, quindi vuol dire Viterbo, quella zona. Quante volte l'ha tradita, Pier? Mi perdoni, anzi, la cattiveria. Mai. Dicevamo, figli quanti? Di quanti anni? 35. Che lavoro fanno? Geofisico. Fisico? Geofisico. E l'altro? A uno. Ah, uno, pardon. Cosa dice suo figlio? È stato vicino? Sì, il figlio si è sposato... E nonno? E nonno, Pier? No, si è sposato poco prima che la mamma mancasse. Ha sofferto di più Pier o il figlio, che si chiama? Riccardo. Ha sofferto di più Piero o Riccardo? Credo che lui ne ha sofferto molto perché era legatissimo alla mamma. E lei? Anche, ovviamente. Io anche, sì, perché... Lei ha fratelli, sorelle? No, una sorella sola. E ha fratelli e sorelle la moglie? Come si chiamava la moglie, Piero? Patrizia. Patrizia ha fratelli e sorelle? No, figlia unica. I genitori sono in vita, no? La mamma è morta molto giovane e il papà sto tornando a casa perché è alla fine dei suoi giorni, quindi... Cosa ha il papà? Vecchiaia, 99 anni. Ah, però? Deve essere drammatico perdere un figlio prima di se stessi, eh? Purtroppo sì, ma sa, a quell'età credo che un uomo sia egoisticamente attaccato alla propria vita, quindi lui ha metabolizzato meglio di noi, ovviamente, perché essendo comunque attaccato alla vita, quindi molto egoista, ha badato alla sua salute. Questo è. Pier, ma la sua vita ha ancora senso, la vita di Pier, senza la moglie? Certo, perché... Pensieri suicidi mai? No. Non ha pensato di ucciderla lei? No. Ha sofferto molto? Ha sofferto soprattutto negli ultimi 20 giorni. Ieri a Modena, due giorni fa o ieri, un modenese di 73 anni ha ucciso la moglie ammalata. Lei l'avrebbe fatto? No. Gliel'ha mai chiesto, Patrizia? No, lei ne ha parlato. Di eutanasia? Ma è finito tutto lì. È favorevole all'eutanasia, Pier? Come? È favorevole all'eutanasia? In certi casi direi di sì. Nel suo? Ci avete pensato? Nel vostro ci ha pensato? Se mi tira su la maschera son più tranquillo. No, su, non giù. Ah, scusi. E dico, ci ha pensato all'eutanasia? No. Pensieri suicidi mai? No. Quante volte pensa sua moglie? Tutti i giorni. Quanto tempo? Mezz'ora al giorno? In continuazione. Senza Covid andavate in vacanza a fare crociere in giro per sì, il mondo? Sì, abbiamo girato molto. Grazie. Di nulla.